muso. Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDix e in questo nuovo video sono qui a giocare a Need for Speed Carbon. E questo gioco, voglio incominciare questa serie. Allora, non saprei bene come incominciarvi a parlare. Vabbè, proviamoci. Allora, in pratica questa serie la sto incominciando perché in pratica avevo promessa la serie. Avevo promesso che la incominciavo dopo aver finito Need for Speed Most Wanted, ma siccome non è stato possibile finire quel gioco, la modalità carriera, purtroppo, ho detto vabbè, non facciamo la carriera pure su Need for Speed Carbon, che questo qua è il sequel, ragazzi, il sequel di Most Wanted, quello precedente, quindi andiamo. E allora ho detto facciamo la modalità serie sfide, così facciamo qualcosa di meglio, no? Allora cosa ho detto? Facciamo questa modalità e cominciamo a perdere la cazzo di cane. Facciamo questa modalità e vediamo cosa succede. Allora ragazzi, i comandi sono in modalità manuale, le marce sono in modalità manuale. Questo è già uno nuovo stile di gara. Scusate se non sto a parlare, proprio non so come spiegarvelo. Il nuovo stile di gara, che è la modalità Canyon, una nuova modalità. E permette di fare una sfida nel canyon a chi arriva prima, diciamo, se così possiamo dire, ad allontanarci il più possibile dall'avversario. Codesto c'ha una Emion. Cadi, se muori cadi, cioè se cadi muori, così via. Ho già cominciato un po' qualche sfida, ma non l'ho fatta per bene. Sentite ragazzi, dobbiamo farla bene questa, perché sennò. Sì, ho cominciato qualche sfida, ho vinto, ma alla fine. Perché non riuscivo a creare un nuovo alias, un nuovo profilo, e quindi ho voluto continuare con questo qua. Ma non ci ho giocato proprio niente, nemmeno la carriera ho cominciato. Mo facciamo qualcosa per bene, mo facciamoci conoscere qua. Come avete potuto vedere all'inizio del video, ho inserito la piccola mini clip che succede, che sarebbe il continuo del finale di Most Wanted, Need for Speed Most Wanted. In pratica cosa era successo? Che appunto, come cazzo si chiama, il protagonista viene inseguito dal poliziotto di Need for Speed Most Wanted, che non sto ricordando il nome, Cross, se non ricordo male si chiama, ma non sto ricordando. E ora dobbiamo stare i primi, avversario superato per un tot di tempo e poi possiamo vincere. Dicevo, viene inseguito e viene inseguito fino a qua nel canyon, e poi succede questa pista, diciamo queste piste qua. E poi niente, succede che si rompe la macchina e poi lì bisogna fare la modalità carriera, ma lì non la faccio perché non vorrei incominciare la modalità carriera su Need for Speed Carbon per poi non finirla per qualche assurdo motivo, nonostante questo gioco sia originale. Ma non era per quello che non ho finito Need for Speed Most Wanted, nonostante anch'esso fosse originale. Non è affatto per quello, è per il fatto che mi avevano bloccato il canale, così via, non ho voluto continuare più. Comunque questa è la modalità serie sfide, perché non cambio mai la marcia? Allora, mo stiamo facendo la gara normale, sempre nel canyon però, non più nel... come si chiama, non più una modalità canyon, cioè proprio la modalità canyon era questa invece è la modalità gara nel canyon. Andiamo avanti, facciamo vedere un po' come siamo bravini. Intermedio, vai, guarda, queste sono lo stile di guida, ripeto, è uguale a quello di Need for Speed Most Wanted, quello predecessore, quindi alla fine così si guida, mi sono imparato a giocare a quello, mi imparo a giocare pure a questo. Per ora è facile, poi pian piano le sfide diventeranno sempre più difficili, come avete potuto già dall'inizio avete potuto intuire che faccio cacare al cazzo proprio. Non c'è nulla da fare. Ho fatto uno screenshot del gioco, l'ho salvato su Steam perché fa figo, scusate ragazzi, ma lo dovevo proprio fare. La macchinina che facevo così la metterò come sfondo del desktop. Cioè quelle ancora non mi raggiungono per ora. Gli effetti come... allora... stranamente non sta laggando, spero che Action non si bugga come nel predecessore, nella serie precedente di Need for Speed, non si bugga così alla cazzo e cane, perché deve fare il coglione come al solito, mi release Action. Quindi continuiamola per bene. Ho abbassato la qualità video, come avete potuto vedere nell'ultimo video, sono abbassata la qualità da 720 HD a 480p. Alla fine cosa succede? Il video viene sempre salvato in 720, quindi lo vedete in 720, però è registrato in 480. E niente, alla fine di poco ho notato che cambia la qualità, diciamo che c'è meno lag rispetto a quando sta su 720. Quindi possiamo dimostrare veramente la nostra bravura. No, dove vai? Cosa succede? Completata al 91% e così via. Cioè guardate che volo che sto facendo, guardate. Uppe. Di 6 marce non va sta macchina. Ok, ho quasi finita la gara, vai.
Non so quante sfide farà al giorno, non so quando finirà. Ah, la serie la finisco quando finisco tutte le sfide, naturalmente. Sarà molto difficile, mi dicono. Facciamo una gara checkpoint. Rifacciamo anche se l'ho già fatta di mio, però le devo rifare, no? Per correttezza. Quale cazzo è? Qua vai, andiamo. Una gara checkpoint con la Renault Clio, che bella. 3, 2, 1. Via, partenza di merda. Need for Speed Carbon, come gioco ve lo consiglio tantissimo perché è un bellissimo gioco. Dicevo, un bellissimo gioco. È il sequel poi di Most Wanted, quindi la storia, il sequel, così via, aggiungono molte modalità. Le vetture rispetto a Need for Speed Most Wanted ci sono molte vetture un po' più sportive, perché Most Wanted scusate la laggata, comprendeva vetture tipo Fiat Punto, così via, comprendeva vetture un po' più da città. Invece qua molto, molto sportive, cioè non so come dirvi, ragazzi, non so come spiegarvelo. Oggi proprio non mi vengono le parole nel culo, perché io parlo col culo, che c'è una bocca di culo. Cioè guardate che curva, mi sono abituato a guidare a quel cazzo di gioco. Guardate. Allora, come si guarda indietro sta macchina? Non ho messo il pulsante per guardare indietro, ovviamente che sono un coglione io. Opp! Incominciamo pure qua a fare la stessa puttanata del tempo rallentato, per fare figo. Tutto in pieno perché sì. Perché sì, giusto, normale, cioè tutto normale. Andiamo avanti. 140, quinta marcia sto. Finiamo sta cazzo di gara checkpoint che mi sono rotto le palle. Tempo bonus 48. Oh, là stava una scorciatoia, però non l'ho voluto prendere. Di mia spontanea volontà. Scusate se sentite la mia voce così, ma ripeto che sempre sono registrato. A parte il microfono che è di proprio suo così. Però sono raffreddato. Non mi duce il traffico, mio dio, è overpower. Dicevo, sono raffreddato di mio, quindi mi fa malluccio un po' il nasino. Piccolino. Ancora 2 su 5 ne ho presi i checkpoint. Che schifo, così lunga è sta gara. Minchia. E quando la devo finire qua? Dai, veloce, veloce. Accelleriamo tutto, levate. Ecco, ma lì potevo prendere la strada al centro, perché non l'ho presa. Ho alzato tutto il numero di giri. No, sono ancora in quinta marcia. Tempo bonus 43 secondi, minchia. Minchia. Andiamo. Checkpoint. No. Ecco qua. No, vai. Guardate tutta la macchina danneggiata. Gli effetti sono un po' migliorati, ma grazie al cazzo ho migliorato io la grafica, perché io ho un computer con i controcazzoni, con i controcoglioni, scusatemi. Perché non posso disattivare le lucine sulla tastiera? Che fastidio che mi danno le lucine sulla tastiera di merda che mi ritrovo. Una Devastator. Dicevo, dalla Cool Master. No, boom. Sì. Preso tutto in pieno. Ok. Guardate che potenza. Guardate. Uppe. Entriamo di qua. No. Dove sto andando? No. Che cazzo è tutta strada? Ah, tutto così si vede. Che fastidio. Ah, quando arriveranno gli inseguimenti. Che palle. No, non li posso già vedere di mio. Ah no, è finito. Non sono passato al centro di là, ma fanculo al mondo. Fuck the war. Non c'è nessuno nella macchina. Ma che... No, col cazzo che riavvio la gara. Io vado avanti, cioè. Facciamo l'ultima gara qua. Checkpoint nel canyon. Che palle. No, vai, dai, facciamo. Checkpoint nel canyon. Vai. Com'è che funziona? Manuale, sempre. Vai. Che vettura. Mamma mia. Questa è potente. Questa è forte, ragazzi. Guardate. Boh, partenza perfetta. Checkpoint nel canyon. Qui devo essere più veloce nel canyon. Però mi date sta vettura. Cioè, io posso spaccare il mondo. Guardate che curva che fa. Guarda. Oppa. Minchia, impossibile. Qua col drift devo fare. La modalità drift nel canyon. Chissà se sta. Ma non mi sto ricordando, ragazzi. Mamma mia, che potenza. Attenzione che qua te ne fa andare giù con le barriere gialle. In pratica, se vanno andare giù e perdi. L'avete visto prima. Vediamo quanto ci metto per fare un checkpoint qua. 43 è un cazzo. Cioè, io voglio vedere quanto ci ho messo. Vabbè. Andiamo avanti. Giriamo di qua. Macchina gialla, no. Moto giù, me ne stavo andando. Ho attivato la modalità tempo rallentato. Me ne stavo andando giù, ragazzi. Cioè, è brutto proprio con te, ma giù. Ti senti morire dentro. Ti senti marcire, ti senti. No. Che cazzo, le sgommate.
No, dove vado? Dove vado? Dove vado? Quarta marcia, quarta marcia. Ok, vai. No, ragazzi, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Non smetterò mai di dirlo. Questo gioco è bellissimo, è fantastico, ragazzi. Anche se sclererò, già me lo sento che nelle puntate successive sclererò. Non ho attivato il tempo rallentato. E ce l'ho fatta di mio. Mi sento un dio. Dicevo, già so che sclererò nelle puntate successive. Perché non riuscirò a fare soprattutto la sfida del canyon, che palle. Però sono sicuro di me. Scusate, la luminosità è bassa, ma nel gioco è alta. Non so perché Action la registra bassa la luminosità. Ve lo posso assicurare, io ho alzato tutta la luminosità nel gioco. Però qua è bassissima. Forse perché lo registra di base. Non lo so com'è che funziona Millis Action. Non lo so proprio, non è un programma mio. Non l'ho creato io sto programma di merda. Ah! Vado, fa paura la macchina, fa paura. Fa paura, nel vero senso della parola, fa paura. Drift. Quarta marcia, quinta marcia, vai. Up, up, sono arrivato. No, dove vai? Sono arrivato, dai che sono arrivato, sbattendo ovunque, sono arrivato. Dai che posso arrivare, sì ragazzi, ho vinto. È sbloccato? Ho sbloccato, non ho visto. Beh ragazzi, per questo video è tutto, spero che la serie vi piaccia, ho fatto come avete potuto vedere qua. E grazie per la visualizzazione, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e ciao a tutti ragazzi, ciao.